Quando questa bambina si è svegliata dopo aver passato 3 anni in coma, ha svelato agli infermieri un segreto sulla sua mamma che ha lasciato tutti senza parole. Abby Peterson era una bambina di 7 anni, come tante altre, a cui piaceva giocare, ballare e correre all'aria aperta. Era un tipo avventuroso che amava arrampicarsi sugli alberi e restare tutto il giorno appesa ai rami. Un giorno, poco dopo il suo compleanno, Abby ha iniziato a lamentare un forte mal di testa e un senso di nausea incontrollabile. I suoi genitori, George e Karen, hanno pensato che fosse solo stanca e disidratata dopo una giornata passata a giocare sotto il sole e le hanno dato degli integratori vitaminici. Nei giorni successivi, però, le condizioni della bambina sono peggiorate rapidamente, costringendo i genitori a portarla in ospedale in preda al panico. Quella che sarebbe dovuta essere una semplice visita di controllo si è trasformata in un soggiorno lungo e spaventoso nel reparto di pediatria. Dopo numerose analisi, i dottori hanno scoperto infatti una piccola massa nel cervello di Abby, che al momento non poteva essere rimossa per via della sua posizione delicata. Per la bambina non c'erano cure. Le condizioni di Abby hanno continuato a peggiorare. Ormai aveva perso la sensibilità nelle gambe e riusciva stento a farsi capire quando cercava di parlare. All'improvviso, senza ulteriori avvertimenti, Abby è entrata in coma. I medici l'hanno collegata ad un macchinario che avrebbe tenuto in vita il suo corpo artificialmente e hanno consigliato ai genitori di iniziare a pregare. Dopo un mese senza cambiamenti, i dottori hanno spiegato a George e Karen che la possibilità che Abby si risvegliasse in buone condizioni di salute erano prossime allo zero. Se si fosse ripresa, avrebbe quasi sicuramente riportato gravi danni cerebrali e sarebbe rimasta per sempre in uno stato vegetativo. Per loro, la soluzione migliore sarebbe stata staccare la spina immediatamente e porre fine alle sue sofferenze. Karen e George, però, non erano pronti a rinunciare alla loro bambina e hanno deciso di continuare a sperare. Per la famiglia di Abby è stato un periodo molto duro. Vivere in ospedale per supportare una persona cara non è mai facile, ma è ancora più doloroso quando il paziente su cui si veglia è un bambino innocente. Karen riusciva stento a guardare sua figlia sdraiata in quel letto di ospedale come una salma senza vita e piangeva continuamente. Nei primi mesi le ha fatto visita ogni giorno, ma col tempo ha delegato al marito il compito di vegliare sulla piccola. Papà George infatti cercava di passare tutto il suo tempo libero con Abby. Le leggeva le sue storie della buonanotte e le raccontava della sua giornata al lavoro, ma soprattutto le ricordava quanto le voleva bene e le chiedeva di tornare presto da lui. Più di una volta ha assicurato ai dottori di aver percepito dei leggeri movimenti nel corpo della figlia, ma secondo gli esperti si trattava semplicemente di spasmi muscolari involontari. George continuava a sperare che un giorno avrebbe potuto riabbracciare la figlia sveglia e vivace che ora giaceva in quel letto di ospedale. Dopo un anno esatto dal giorno in cui Abby era caduta nel suo sonno profondo, Karen ha trovato il coraggio di farle visita. George aveva assicurato ai dottori che non avrebbe mai dato l'autorizzazione per staccare la spina e che avrebbe continuato a sperare fino all'ultimo istante della sua vita. Karen invece non riusciva più a pensare lucidamente. Quella situazione era troppo dolorosa per lei. Quel giorno, mentre sedeva accanto alla figlia immobile sul suo letto, qualcosa in lei si è spezzato. Le emozioni che aveva trattenuto per un anno intero sono venute prepotentemente a galla in un miscuglio di dolore, rabbia, delusione e risentimento. Karen ha detto ad Abby che non sopportava più di vederla in quello stato. Aveva sperato che si riprendesse, ma ormai aveva capito che non sarebbe mai successo. La sua relazione con George si stava deteriorando a causa delle lunghe ore che l'uomo passava in ospedale al suo capezzale. Non parlavano più, non uscivano più e non si abbracciavano nemmeno, perché George aveva tempo solo per Abby. A quel punto Karen ha pronunciato delle parole che avrebbe rimpianto per il resto dei suoi giorni. «È arrivato il momento di morire, Abby. Io e tuo padre meritiamo di essere di nuovo felici, ma non possiamo farlo finché resti appesa tra la vita e la morte. Lasciaci liberi». Un'infermiera che passava nel corridoio ha sentito la parte del discorso di Karen e ha deciso di informare George del suo stato mentale precario. La donna non ha rivelato le parole precise della mamma, ma ha consigliato semplicemente al marito di trovarle un sostegno psicologico immediato, perché in quelle condizioni non poteva essere d'aiuto alla figlia. All'inizio George ha reagito con rabbia nei confronti di Karen, perché credeva che la moglie stesse mettendo le sue emozioni e necessità al di sopra del benessere della figlia. Quando lei gli ha proposto di staccare la spina, George ha rifiutato con fermezza e le ha promesso che se non avesse intrapreso fin da subito un percorso di riabilitazione psicologica, le avrebbe impedito di continuare a far visita ad Abby. Karen ha cominciato quindi a vedere uno psichiatra e un consulente matrimoniale e dopo 3 mesi di terapia il suo rapporto con George è migliorato. Lui continuava a far visita alla figlia con regolarità, ma non più tutti i giorni. Ormai passava soltanto i venerdì con la figlioletta, ma non dimenticava mai di ricordarle quanto le voleva bene prima di salutarla tra un incontro e l'altro. Quell'equilibrio precario si è mantenuto per altri 2 anni,
Dopodiché, finalmente, si è compiuto il miracolo. Dopo 3 anni in coma, in un banale martedì pomeriggio, Abby si è svegliata e i suoi genitori sono stati immediatamente convocati in ospedale. Un'infermiera ha spiegato di essere entrata nella sua stanza per controllare i suoi parametri vitali quando l'ha vista aprire gli occhi. All'inizio aveva pensato che fosse l'ennesimo spasmo muscolare, ma poi la bambina aveva cercato di aprire la bocca come se volesse parlare. L'infermiera Gillian si era avvicinata e aveva sentito un rantolo a malapena comprensibile. Abby aveva sete. La donna le aveva offerto subito un bicchiere d'acqua e poi era corsa a cercare un dottore. George e Karen sono arrivati insieme in ospedale e hanno avuto il permesso di entrare nella stanza della figlia per qualche minuto, mentre i medici si preparavano ad eseguire una lunga serie di test che avrebbero determinato le sue reali condizioni di salute. Durante gli esami hanno avuto la possibilità di osservare le interazioni tra Abby e i dottori dall'esterno della stanza ed è qui che hanno scoperto qualcosa di agghiacciante. Quando le hanno chiesto cosa ricordasse degli ultimi anni, Abby ha spiegato che aveva sentito tutto quello che avevano detto le persone accanto a lei nel periodo che aveva trascorso in quello stato di dormiveglia. Aveva ascoltato le conversazioni tra i suoi genitori e gli specialisti. Aveva imparato a memoria la canzone che la donna delle pulizie cantava sempre quando lavava il pavimento della sua stanza e ricordava persino i nomi degli infermieri che si erano presi cura di lei. I dottori erano meravigliati dalle condizioni impeccabili del suo cervello dopo quei 3 anni di apparente inattività. Anche se Abby strascicava le parole, riusciva a farsi capire senza problemi e non mostrava difficoltà nel comprendere le loro domande. All'improvviso, mentre raccontava, la bambina si è arrabbuiata e ha raccontato ai medici di aver sentito anche le parole che la mamma le aveva rivolto il giorno in cui le aveva chiesto di morire. Addolorati, i dottori hanno spiegato ai suoi genitori che Abby aveva sentito tutto in quei 3 anni e che ricordava nel dettaglio le ultime parole che le aveva rivolto la mamma. Karen è scoppiata a piangere immediatamente, mentre George ha cominciato ad urlare per la rabbia. I medici, tuttavia, hanno chiesto ad entrambi i genitori di controllare le emozioni per non turbare la bambina, che era ancora debole dopo il risveglio. George sapeva che sua moglie aveva passato un periodo difficile 2 anni prima, ma non riusciva a sopportare l'idea che avesse espressamente chiesto alla figlia di morire per liberarla dal peso del suo dolore. Dopo qualche ora, entrambi sono stati autorizzati a rientrare nella stanza di Abby. Karen stava ancora piangendo e si è scusata con la figlia per quello che le aveva detto. Le ha spiegato che era stato molto difficile vederla in quelle condizioni per tanto tempo, senza sapere se un giorno si sarebbe risvegliata. Alla fine le ha ricordato che l'amava più di ogni altra cosa al mondo e le ha promesso che avrebbe fatto il possibile per recuperare il tempo perduto e farsi perdonare delle cose brutte che aveva detto. Il giorno dopo Karen ha dato le dimissioni al lavoro per concentrarsi sulla figlia e sulla sua convalescenza. L'anno successivo è stato dedicato alla riabilitazione fisica. Il corpo di Abby aveva perso tutta la sua forza muscolare e doveva essere riattivato da zero, come se fosse una neonata. La bambina ha dovuto anche imparare a gestire alcuni effetti collaterali del coma, come i tremori e la perdita di equilibrio. Karen è stata al suo fianco in ogni istante di quel percorso e in quel periodo è riuscita a ricucire il rapporto con la figlia. Quando George si è accorto che Abby aveva perdonato la mamma, ha deciso di lasciarsi alle spalle gli attriti degli ultimi anni ed impegnarsi a ricostruire la famiglia che temeva di aver perso. Cosa pensate di questa storia? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.